Dopo il matrimonio di Harry e Meghan, qui una lista dei regali di nozze più strani arrivati alla coppia. In occasione della nascita del nuovo royal baby, sbarca in Italia un appuntamento a tema in perfetto stile real time che entrerà ancora una volta nel complesso mondo della corona inglese con un approfondimento sulla famiglia reale più seguita e discussa dell'intero pianeta. La serata di giovedì 25 aprile inizia alle 21.10, ovviamente su Real Time, ed è totalmente a tema Windsor. L'appuntamento è composto di ben due speciali, che hanno come focus l'ultimo lieto evento della casa reale e il conflitto tra le due giovani coppie con protagoniste Meghan e Kate. Leggi anche: Harry e Meghan, si parlava addirittura di divorzio giovedì 25 aprile, su Real Time due speciali su Meghan Markle e il Royal Baby, anticipazioni ore 21.10 Meghan e Harry, erede in arrivo, fidanzamento, matrimonio, luna di miele e gravidanza. Meghan Markle ha seguito tutti gli step, già il popolo si è dato alle scommesse, sarà maschio o femmina, che nome avrà il nascituro. In questo documentario approfondiremo tutti i dettagli sul prossimo principino reale e sui preparativi alla nascita. Ore 22.10 Kate vs Meghan, una guerra reale. In questo speciale scopriremo i dettagli più scabrosi dell'amicizia molto discussa tra le due cognate. Dopo aver sposato i principi più ambiti del mondo, Meghan e Kate attirano nuovamente l'attenzione della stampa su di loro. Questa volta però è il rapporto tra le due cognate ad essere al centro dei gossip. Si vocifera che siano ormai ai ferri corti, ma sarà tutto vero? Harry e Meghan, William e Kate non è la prima volta che si parla di presunti contrasti tra le due cognate, mogli dei due fratelli Windsor nati dall'unione tra il principe Carlo e Lady Diana. Cosa ci sia di effettivamente vero sotto uno spesso strato di chiacchiere e speculazioni sarà appunto oggetto del secondo documentario trasmesso da Real Time giovedì 25 aprile. Meghan Markle, quando è la nascita del figlio? Ovviamente c'è il massimo riservo sulla data in cui il nuovo pargolo reale debba venire al mondo, ma siamo certamente agli sgoccioli della gravidanza di Meghan. In Inghilterra si scommette forte sul 28 aprile, per il momento. Di sicuro, il pupo nascerà entro fine mese, il 23 aprile, data su cui puntavano in tanti, è passato indenne ma difficilmente si arriverà fino a maggio. Non si conosce ancora né il sesso, né il nome del nascituro, per ora ribattezzato informalmente, Baby Sussexie. Meghan Markle e il principe Harry. Di recente si è parlato di un peggioramento improvviso ma grave delle relazioni tra Harry e Meghan, che non sono sposati da nemmeno un anno. I motivi di questo risentimento? L'attrice, con una famiglia ingombrante alle spalle, spenderebbe troppi soldi, e i reali sono noti per essere molto parsimoniosi, sarebbe troppo protagonista e appariscente, in occasione della cena di gala organizzata dal presidente Giorgio Conroe alle isole Figi. Lo scorso ottobre ha sfoggiato degli orecchini di diamanti del designer Butane da più di 550.000 euro. Un prestito del designer, soprattutto, avrebbe contribuito a rendere il marito intrattabile. Secondo Duncan Larcombe, biografo del principe, lo staff del secondogenito di Diana sarebbe in rivolta perché il principe, da affabile ragazzone con i capelli rossi, sarebbe diventato capriccioso e scorbutico. Les Blocades, why?